Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del nuovo DPCM varato dal governo Conte. Il presidente del Lancio Abruzzo, Gianguido D'Alberto, si è fatto portavoce del dissenso dei sindaci per le misure varate ieri notte, che prevedono anche la decisione di eventuali coprifuoco dalle ore 21, demandata proprio ai primi cittadini e al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per l'ANCI la norma rischia di creare delle disparità territoriali e della confusione, e per questo ne invoca la modifica. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Con particolare riferimento alla norma che scarica sui sindaci e sui territori la scelta di adottare il cosiddetto coprifuoco dopo le 21, assolutamente sì. Una scelta che insomma, denota un mancato rispetto istituzionale perché di fatto è uno scaricabarile. Il presidente regionale del Lancio Abruzzo, Gianguido D'Alberto, a manifestare questa mattina tutto il disappunto per le decisioni del governo contenute all'interno del DPCM firmato nella notte. Il ruolo di sceriffi è affibbiato ai sindaci, a cui viene delegato il compito di decidere eventuali coprifuoco, non piace all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Presenta delle forti criticità, ecco perché va assolutamente rivista in queste ore. È stato eliminato nell'ultima versione il riferimento ai sindaci, quindi non sono più i sindaci che adottano autonomamente l'atto, l'eventuale atto di chiusura di vie, piazze o altre aree in cui si rischia il cosiddetto assembramento, e si sposta evidentemente sulle prefetture, quindi sui comitati di ordine e sicurezza pubblica, la valutazione in merito alle scelte da adottare. Quindi è una norma che genera confusione. È una norma che rischia di essere inapplicabile o difficilmente applicabile, perché chiaramente degli interventi di chiusura a macchia di leopardo richiedono una significativa attività di controllo. Senza risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione degli enti locali, difficilmente queste norme, queste disposizioni, qualora adottate, possono essere fatte valere in modo rigido e ovviamente in modo efficace. Per quanto riguarda gli altri settori, la stretta riguarda anche i ristoranti, dove non sono consentite le tavolate e le consumazioni al banco in bar e pub, proibite dopo le 18, ma consentite solo ai tavoli. Restano aperte le sale giochi e scommesse dalle 8 alle 21, restano vietate le feste private, i banchetti e chiuse le discoteche. Vietate anche sagre e le fiere di comunità, con l'eccezione delle fiere nazionali. Sospesi i convegni che si dovranno avvalere delle tecnologie di videoconferenza. Restano aperte le scuole, con le lezioni in presenza che proseguiranno intatte in asili, elementari e medie, e nelle superiori, nonostante le fortissime pressioni delle regioni affinché torni massiccia la didattica a distanza. Il nodo è quello dei trasporti pubblici. Per questo, proprio negli istituti superiori ci potranno essere ingressi scaglionati a partire dalle ore 9 e un maggior uso della videoconferenza, complementare alla didattica tradizionale. E a proposito del Premier Giuseppe Conte, è stato annullato il suo viaggio in Abruzzo. Sono molto dispiaciuto nel comunicare che il viaggio previsto per il prossimo 23 ottobre è rinviato. Questo dice il sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi in relazione proprio alla visita di Giuseppe Conte in Abruzzo. La modalità della visita, per come sono, le modalità della visita, scusate, per come sono state pensate, spiega, non sarebbero state coerenti con le disposizioni contenute nel DPCM in tema di manifestazioni, convegni e congressi. Il presidente Conte, consapevole di dover dare il buon esempio, mi ha comunicato la rinuncia alla visita nella nostra regione, continua Castaldi. Resto comunque fiducioso sul fatto che non appena l'andamento della pandemia lo permetterà, verrà individuata una nuova data utile per ospitare il presidente nella nostra regione. Azione comune dei sindaci di Pescara e Teramo per evitare la chiusura delle filiali della Banca Popolare di Bari, della quale è stato appena eletto il nuovo CDA. Il sindaco di Pescara Carlo Masci, così come il sindaco di Teramo Adalberto, auspica un intervento della regione affinché si salvaguardi la presenza sul territorio abruzzese della banca ex Tercas e Caripe. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Prosegue l'azione comune di Pescara e Teramo per quanto riguarda la vicenda della Banca Popolare di Bari. Sindaco Masci, lei si tiene in contatto con il primo cittadino D'Alberto perché volete insieme andare avanti in questa battaglia? Siamo costantemente
in contatto e soprattutto in sintonia su questa battaglia di territorio che facciamo per difendere le filiali, per difendere i posti di lavoro, per difendere l'economia di una realtà abruzzese come quella della Banca Popolare di Bari, dove le filiali sono in un numero notevole, anche superiore rispetto a quelle che ci sono in tutte le altre realtà territoriali. Quindi è necessario avere un'attenzione particolare, noi la chiediamo a coloro che oggi governano, amministrano la banca. Ci sembra che l'Abruzzo non è stato tenuto nella considerazione dovuta, noi interveniamo per difendere i nostri cittadini, i nostri territori, la nostra economia, il lavoro delle persone che da tanti anni svolgono un'attività all'interno della banca e che oggi rischiano di veder vanificate le loro aspettative di un posto tranquillo. Io avevo anche indicato la strada del coinvolgimento della Regione, torniamo su questo tema insieme al Sindaco di Teramo che è anche il Presidente regionale dell'ANCI, chiederemo un colloquio al Presidente Marsilio che è sempre disponibile quando si tratta di discutere problematiche legate al territorio per cercare di alzare la nostra voce, di farci sentire e di dare più forza alle realtà bancarie che sono sul nostro territorio e che oggi rischiano la chiusura. Resta ricoverato in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara il 18enne di Lanciano aggredito sabato scorso nel centro frentano, nei pressi della ex stazione ferroviaria, da una baby gang. L'aggressione sarebbe scaturita da una lite derivata da futili motivi. La vittima, colpita con un pugno alla testa, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al Santo Spirito di Pescara. Nel frattempo i carabinieri di Lanciano, coordinati dal maggiore Vincenzo Orlando, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto anche attraverso la visione di alcune telecamere di sorveglianza e dei filmati che hanno registrato, telecamere poste nelle vicinanze della ex stazione dove appunto c'è stato il violento pestaggio. Noi proseguiamo con il nostro telegiornale, cambiamo argomento, andiamo a Montesilvano dove sta per partire la riqualificazione edilizia degli alloggi ATER. Gli interventi interesseranno una sessantina di appartamenti, esclusi quelli invece di Via Rimini che saranno oggetto di un progetto ad hoc. Sentiamo. È un progetto che prevede gli interventi su Via Cadorna, Via Verrotti e Via Aldo Moro. L'importo è 308.000 euro, i lavori consistono in riparazioni di parti deteriorate, lesioni, si vede anche la stabilità su alcuni pilastri, poi la tinteggiatura dove si interviene, il rifacimento di alcune scale in cemento armato e quindi un intervento che è stato aggiudicato, proprio in questi minuti sarà aggiudicato alla ditta ufficialmente e quindi si partirà in maniera immediata. Su Montesilvano stiamo cercando di investire, così come facciamo degli interventi anche di manutenzione che è ordinaria, che vanno fatti, perché noi abbiamo anche via Rimini che insomma è abbastanza ampia, anche lì cercheremo di fare ulteriori interventi più grossi, però anche in questa situazione saremo poi noi a informarvi i tempi quali saranno, adesso siamo nella fase preliminare, studio di fattibilità, quindi successivamente poi ci saranno i vari passaggi per poter realizzarli. In quel sistema là useremo l'eco bonus e sisma bonus, quella è la linea che vogliamo usare, questa nuova norma che prevede che per le ATER di poter intervenire fino a giugno 2022, quindi ci stiamo attivando per far sì che anche questo tipo di strumento venga usato per realizzare una manutenzione straordinaria su questi immobili di nostra proprietà. Intanto mi preme sottolineare quanto da un anno si stia lavorando in sinergia con l'ATER per ragionare la sistemazione di questi alloggi, ma anche per regalare alla nostra città definitivamente una regolarità dal punto di vista anche delle occupazioni. Questa sinergia ha già prodotto diversi frutti positivi e oggi andiamo invece a presentare degli interventi che appunto andranno a ristrutturare degli stabili vecchi e degli stabili che avevano assoluta necessità di una riqualificazione e
andiamo anche in qualche modo ad annunciare che in via Rimini, che è il quartiere dove esistono più alloggi popolari, ci sarà un intervento che renderà appunto questo quartiere molto più vivibile. Presentate questa mattina a Pescara le iniziative della 25esima edizione del premio Borsellino. Previsti incontri nelle scuole, testimonianze, film, libri, documentari, spettacoli per non dimenticare le stragi di mafia ed educare soprattutto i giovani al rispetto della legalità. Sentiamo il servizio. Il senso del premio è soprattutto questo, e il ringraziamento che noi facciamo ai professori, ai docenti per le attività che fanno, a quelle persone che hanno lavorato, penso al colonnello Pellegrino, penso a magistrati che sono andati in pensione e si continuano a offrire come testimonial, non tanto per ricevere un premio, ma andando in giro prima fisicamente, adesso in maniera virtuale sulla rete. Questo pericolo è stato valutato direttamente dal capo della polizia Franco Gabrielli, che ha costituito nell'ambito della Criminal Poll, presieduto dal prefetto Rizzi, che è il vice capo della polizia, uno strumento interforze di monitoraggio. È stato varato durante il Covid proprio per valutare se ci sono delle attenzioni da parte dell'organizzazione criminale. È stato emanato il secondo report, è un tavolo dove ci sono tutte le forze di polizia per mettere a fattor comune le esperienze e per non lasciare nulla al caso. È stato emesso, lo trovate sul web perché è pubblico, il secondo report in cui c'è l'allarme delle autorità, quindi del capo della polizia in prima persona, che monitoriamo questo fenomeno, perché è un momento di crisi, un momento in cui in maniera subdola le organizzazioni criminali o quelle di stampo mafioso, anche quelle non di stampo mafioso, potrebbero tentarsi di inserirsi nel mondo commerciale, nel mondo industriale, nel mondo imprenditoriale. Dopo la sconfitta di sabato, siamo al calcio e allo sport di Serie B. Per il Pescara c'è subito l'opportunità di riscatto domani sera nel turno infrasettimanale contro il Venezia, cercando di mettersi alle spalle lo stop con l'Empoli, di cui parlano Maestro, autore del momentaneo 1-1, e il laterale Cristian Ventola, che ascoltiamo. Tantissimo rammarico, anche ho visto gli spogliatoi dei ragazzi, però comunque siamo all'inizio di stagione, non dobbiamo buttarci giù, bisogna lavorare giorno dopo giorno e fare sempre meglio. Oggi abbiamo fatto una gran partita secondo me e dobbiamo continuare così e piano piano arriverà la vittoria. Secondo me la cosa importante è l'atteggiamento, arrivare con l'atteggiamento giusto in campo del primo minuto è credo il 70% della partita. Dopo ci sono gli episodi, non episodi, però secondo me abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto alla Regina. Ormai adesso ci siamo conosciuti, anche oggi c'erano un sacco di fraseggi che abbiamo fatto molto bene, 1-2, cambio gioco, quindi secondo me manca veramente poco per arrivare al 100%. La sconfitta penso che sia una sconfitta totalmente immeritata, penso che abbiamo fatto un'ottima partita dal primo all'ultimo e secondo me pure se pareggiamo ci andava stretto. Purtroppo sulla mia prestazione mi reputo contento, penso di aver fatto una buona partita e credo di aver dato una mano alla squadra. Può succedere, succede in Serie A che si perde una marcatura e è un peccato, però Stefano ha fatto una grandissima partita, quindi ci rifaremo martedì tutti insieme. E a proposito di Maestro, è lui che si aggiunge alla lunga lista di indisponibili in attacco per il tecnico Massimo Oddo, che domani sera dovrà fare a meno di Seter e Asensio. Dunque ancora molte difficoltà per il tecnico biancazzurro, visto che Maestro non ha svolto la seduta di rifinitura dopo essere uscito malconcio dalla gara con l'Empoli di sabato. A disposizione per il reparto avanzato ci dovrebbero essere Galano, Bocic e Belloni. Ed ora la Serie C con l'inarrestabile marcia del Teramo, che regola nel primo tempo anche la casertana e raggiunge la vetta della classifica del girone C a quota 10 punti. Decisivi nella gara contro i falchetti campani Iotti e Ilari, ma nel complesso il Diavolo continua ad entusiasmare per qualità di gioco e ritmo. E mercoledì
c'è la trasferta di Potenza. Sentiamo il servizio di Ania Cantagalli. È un Teramo da primato quello che si prende la terza vittoria in 4 gare giocate per andare a condurre in coabitazione con Bari e Turris la classifica del girone C. Al Bonolis sbrigata anche la pratica casertana, con 2 reti segnate nel primo tempo ed una ripresa giocata in controllo di fronte alle difficoltà degli avversari. La casertana prova una partenza aggressiva imitando il Teramo delle ultime uscite, ma a passare in vantaggio è proprio la formazione biancorossa. Dopo 3 minuti dall'inizio del match, Iotti salta più in alto in area, approfittando di una difesa un po' allegra e porta avanti il diavolo. Per il difensore sul piede di partenza fino alla scorsa settimana è anche una rivalsa. Il gol apre le danze ad un primo tempo giocato con superiorità e fiducia nei propri mezzi da parte del Teramo. All'ottavo cuppone del suo tiro deviato per poco non beffano Lewandowski, ma per il resto sarà solo Teramo. Un minuto più tardi Pinzauti indirizza debolmente verso la porta, con Dekic che para senza problemi. L'attaccante ci riprova al 13° servito da Costa Ferreira, ma anche questa volta l'estremo ospite c'è. Al 18° palla gol tra i piedi di Mungo, che servito dai Lari si fa ipnotizzare da Dekic in uscita che mette in angolo. Il raddoppio però è nell'aria e arriva al 21°. Costa Ferreira dalla sinistra mette in mezzo per la testa di Pinzauti, che tocca quanto basta per invitare i Lari a girare verso l'angolo più lontano. La casertana accusa il colpo e dalla mezz'ora Pinzauti ci prova in diagonale senza fortuna. Prima di rientrare negli spogliatoi, Costa Ferreira indirizza poi alto da buona posizione. I campani perdono Matarese nel corso del primo tempo per un brutto infortunio, mentre nel Teramo al quinto della ripresa arriva il momento dell'esordio di Cristian Bonino. Gli ospiti provano a gestire maggiormente il possesso palla, ma senza creare occasioni particolari. Il Teramo invece si fa ancora pericoloso al 18°, con un lob al bacio di Lari per Mungo, parato da Dekic. A metterci lo zampino al 29° è ancora Ilari, che da 2 passi, dopo un tentativo di Di Francesco, viene murato dall'estremo rossoblù. Bonino prova a bagnare il suo esordio con un gol dopo la mezz'ora. Ilari ancora una volta fa partire l'azione, ma l'attaccante del Pescara non trova la porta. La gara scorre poi senza altri particolari sussulti, con il Teramo che mette un altro mattoncino nel suo percorso di crescita e si prepara agli impegni ravvicinati contro Potenza e Juve Stabia. Sì, 3 punti per noi importanti, perché alla fine noi giochiamo per vincere e quindi quando arriva poi la vittoria è veramente bello e positivo, perché comunque dopo queste prestazioni noi ragazzi si meritano di rientrare dentro lo spogliatoio e festeggiare. Sono contento perché abbiamo vinto secondo me contro una squadra molto forte. Io credo che se non avessimo avuto quell'approccio alla gara, quell'istinto, no, nel voler riconquistare la palla e nel voler portare pressione, oggi saremmo andati in grande difficoltà, perché la Casertana è una squadra che ha un ottimo palleggio a centrocampo e si è visto il secondo tempo, quando noi siamo calati un po' è venuta fuori la loro qualità, quindi sono veramente contento di questa vittoria. Questa squadra, io ho sempre detto dal primo giorno che ha grandissimo potenziale, però naturalmente vedere, no, certi principi di gioco già comunque ad un buon livello, sono sincero, non me l'aspettavo. Come la spiego? Io credo tanto in questi ragazzi. Naturalmente c'è del lavoro dietro, perché i principi di gioco sono ben precisi, no? Noi lavoriamo tatticamente su dei concetti ben chiari per i ragazzi, però alla fine la fortuna è avere giocatori forti. Primo tempo abbiamo sofferto l'aggressività, la pressione, ma perché i miei sono partiti troppo timorosi. Cioè, quando affronti questi tipi di avversari che corrono come anche noi vogliamo fare, corrono in avanti, ti vengono ad aggredire, devi essere abile tecnicamente e soprattutto devi sviluppare tecnica a grande velocità di esecuzione e smarcamenti molto più veloci e frequenti. Noi in questo siamo mancati. Come entri in campo, sei timoroso, rischi di perdere qualche pallone di troppo e lì siamo andati ad esaltare quelle che sono le qualità migliori del Teramo, perché la riconquista palla e la immediata verticalizzazione è una cosa che in questo scorcio di stagione avevamo visto, è una caratteristica che li contraddistingue e noi li abbiamo subiti nel primo tempo. Secondo me nel secondo tempo abbiamo
sviluppato molto bene, a differenza del primo era il Teramo che non riusciva più a riconquistare palla, però siamo mancati negli ultimi 20-25 metri, nell'ultimo passaggio, nel tiro conclusivo o nella scelta conclusiva per creare quell'episodio che avrebbe creato, rimesso un po' noi in partita, avrebbe creato un po' di ansia al Teramo. Adesso la Serie D, l'unico scontro tra formazioni abruzzesi va alla Vastese che vince col Pineto grazie ad un gran gol di Prisco in una ripresa giocata meglio dai biancorossi di Massimo Silva. Andiamo a vedere il servizio. Va alla Vastese di misura il derby dell'Aragona dopo 90 minuti combattuti ed equilibrati soprattutto nel primo tempo, ma con una ripresa di marca biancorossa e che bastate ragazzi di Massimo Silva per portare a casa l'intera posta. Pineto da rivedere in una domenica storta che può anche starci. Avvio di gara con gli ospiti più intraprendenti ma con Di Rienzo mai seriamente impegnato. La squadra di casa prova ad agire in contropiede con la difesa ospite a fare buona guardia. La prima vera emozione arriva al 16° quando Bodo su punizione manca di pochissimo il bersaglio grosso e con la sfera che finisce al lato. Il match dell'Aragona è equilibrato con le due squadre a far gioco soprattutto a centrocampo. Con il passare dei minuti inizia a prendere maggiore coraggio l'11 biancorosso in una partita piuttosto avara di emozioni, con al 26° una buona opportunità per i locali sugli sviluppi di un angolo e la conclusione di Cardinale fra le braccia di Mercorelli. La risposta degli ospiti alla mezz'ora con Olcese che in area impatta male con il pallone calciando centrale. Si arriva a così nella parte finale della prima frazione di gioco in cui però non accade praticamente nulla con lo 0-0 che accompagna le due squadre negli spogliatoi. Nella ripresa al secondo Bodo su punizione per i locali chiama alla parata a terra Mercorelli. La gara così come nel primo tempo resta bloccata. Al 12° Silva decide di giocare la carta Martiniello che prende il posto di Guarracino. Sarà una scelta azzeccata quella del tecnico di casa. La risposta di Amaulo arriva al 18° con l'ingresso in campo di Palumbo e di Giovacchino per Tomassini e D'Angelo. Al 18° Martiniello per i locali trova il gol che viene però annullato per fuorigioco. Passa un minuto e al 19° il neoentrato ci riprova e questa volta Mercorelli è decisivo a salvare porta risultato. Più Vastese che Pineto nella ripresa con i locali in costante proiezione offensiva e così arriva puntuale al 32° il vantaggio della Vastese con un gran gol di Brisco che va ad infilare il pallone all'incrocio regalando l'1-0 alla sua squadra nel tripudio dello stadio Aragona. Brutto colpo per gli ospiti con i locali galvanizzati e vicini al 39° al 2-0 con il tiro di Altobelli che finisce sull'esterno della rete dando anche l'illusione del gol. Poi il finale e il lungo recupero che non regala altri sussulti con il Pineto che non riesce a reagire e con il successo della squadra del presidente Bolami che arriva al termine di una gara sicuramente positiva. E il Notaresco, la squadra abruzzese più in alto in classifica con Campobasso e Recanatese. Il team di Epifani ha quota 10 punti dopo aver regolato il Fiuggi 3-1. Nel finale però i rossoblù perdono Dos Santos per un cartellino rosso dopo un fallo su Bittaie. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Il Notaresco conquista i primi 3 punti della stagione al Savini battendo 3-1 l'Atletico Fiuggi di Incocciati in una gara combattuta e condizionata dagli episodi che al termine faranno parlare entrambi i tecnici di arbitraggio inadeguato. Fin dalle prime battute la gara è viva con le due squadre che giocano a viso aperto. Approccia bene il Notaresco che al quarto sfiora il vantaggio con il diagonale di Banegas che lambisce il palo e termina sul fondo. È il preludio all'1-0 che si concretizza un minuto più tardi quando Dos Santos da 2 passi costringe al miracolo Spadini con Marchionni pronto a ribadire il tapin vincente che vale il vantaggio locale. Gli ospiti, oggi in tenuta gialla, si fanno vedere al 12° con Forgione che riceve palla sulla destra e prova la girata, ma la conclusione è centrale e Sciva può bloccare. È comunque il Notaresco a farsi preferire nella prima mezz'ora di gara. La squadra di Epifani al 19° sfiora il raddoppio. Azione corale dei rossoblù con Lattarulo e Marchionni che scambiano sulla destra. Il cross dalla parte opposta per Banegas che rimette in mezzo dove frulla per pochissimo, non trova la girata.
girata vincente con la sfera che sfiora il palo. Ancora Frulla protagonista al 32esimo quando direttamente da calcio d'angolo scheggia la parte superiore della traversa. Brividi per il Fiuggi che però proprio nel momento migliore dei locali trova il pareggio. Al 34esimo Forgione scarica al limite dell'area su Basilico, oggi inserito da Incocciati dal primo minuto in luogo di Melara. La gran conclusione a giro perfetta, fredda Sciva e si insacca all'angolino per l'1-1 ospite. Un minuto più tardi Lattarulo resta a terra dopo uno scontro con Papaserio che viene ammonito. Manipolo di giocatori attorno all'arbitro Eremitaggio che ammonisce anche Blando per proteste. In avvio di ripresa, Fiuggi ancora pericoloso con Basilico, oggi il migliore tra gli ospiti, che riceve palla defilato sulla destra e scaglia la conclusione dalla distanza che termina alta. Al quinto della ripresa, l'episodio che farà discutere. Eremitaggio sanziona un presunto fallo di mano in area di Rizzitelli sul cross di Marchionni con la massima punizione. Banegas dal dischetto si fa respingere col corpo da Spadini la prima conclusione, per poi ribadire in rete il gol del nuovo vantaggio rossoblù. Sulla scia dell'entusiasmo il notaresco ci prova altre due volte, al 13esimo con il diagonale di Ghiani che termina non lontano dal 7 della porta difesa da Spadini e 3 minuti più tardi con Lattarulo. I padroni di casa sembrano più incisivi sia sul fronte della manovra che su quello delle occasioni e al 20esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione Marchionni impegna ancora una volta l'estremo ospite che si salva con i piedi. Al 35esimo piove sul bagnato per il Fiuggi, con Tucci che è entrato da appena 2 minuti a rilevare Mazzotti, commette fallo su Simoncini e viene espulso. Rosso diretto e Fiuggi costretto in 10 per gli ultimi 15 minuti della contesa. Ora il notaresco in superiorità numerica trova più spazio in ripartenza e al 41esimo con Dos Santos c'entra il tris. Cancelli segue l'azione sul secondo palo con la sfera che termina in fondo al sacco per la gioia dei numerosi tifosi rossoblù. Finale incandescente con il bomber brasiliano che però viene espulso per un fallo su Bittaie, ripristinando così la parità numerica in campo. Il centravanti salterà la trasferta di Monte Giorgio di domenica prossima. Ultimo sussulto della gara al 50esimo quando Sciva compie un vero e proprio miracolo su Basilico da distanza ravvicinata. Il notaresco vince così meritatamente la seconda gara consecutiva della stagione e si porta a quota 10 punti in classifica. Resta a 6 invece l'Atletico Fiuggi, scavalcato oggi da Vasto Girardi e Alba Longa. Continua a stupire la marcia del Castelnuovo che batte 2-1 il fanalino di coda agnonese e si issa alle spalle delle primissime in classifica. Per i neroverdi assegno Emili e il solito Loviso su calcio di rigore, il servizio di Stefano Recanati. In dubbio fino all'ultimo, mister Guido Di Fabio opta per il 18enne proveniente dalle giovanili del Pescara AC Bonifo come sostituto di D'Egidio che acciaccato si accomoda in panchina. Tribune invece per Ferri e Titone non al meglio, oltre a Lungo De Gente Gentile. Per il resto confermata per 10-11esimi la formazione che ha sbancato il quinto Ricci di Aprilia con Sbarbati a guidare l'attacco nero-verde. Nell'agnonese alle prese con il cambio di società che verrà ufficializzato nei prossimi giorni e per cui è prevista una vera rivoluzione, il confermato Stefano Sinigagliesi manda in campo dal primo minuto ben 7 under titolari scegliendo un modulo speculare ai padroni di casa, assente per squalifica Sangare Ali. Dirige l'incontro il fischietto romano Alessandro Silvestri. Primo quarto d'ora senza emozioni fino al 18esimo minuto quando Di Ruocco in ripartenza viene atterrato con un fallo da dietro ad opera di Imo che viene ammonito tra le proteste della panchina di casa che chiedeva il rosso. Costantemente in avanti i teramani provano a farsi vedere in avanti con Ac Bonifo che al 20esimo perde il tempo per impattare la sfera con l'azione che sfuma in un nulla di fatto. L'agnonese fa una partita corta cercando di sfruttare gli errori di impostazione dei neroverdi, oggi in completo bianco. Al 26esimo Emili, il più attivo dei suoi, è bravo a trovare spazio tra le linee ma la sua conclusione si perde alta sulla trasversale. 10 minuti e si fanno vedere gli ospiti, errore in uscita di Terrenzio che regala una punizione pericolosissima dal limite dell'area di rigore agli altomobili.
Molisani. La punizione è affidata al mancino di Chiavazzo, che non inquadra la porta. Al 40° cambia il parziale. Di Ruocco sulla sinistra mette in mezzo, trovando la spizzata di Emili, che beffa sul palo corto un incerto Landi, con i giocatori che poi vanno tutti ad abbracciarsi davanti la panchina di mister Di Fabio. Due minuti e Sbarbati va vicino al raddoppio. Azione insistita del 9 di casa, che prova il destro forte incrociato, deviato in angolo dal portiere che si riscatta. Nella ripresa subito in avanti padroni di casa con il neoentrato De Giglio, che ha sul destro il pallone del 2-0, ma l'esterno di casa calcia male da due passi. Continua a macinare il gioco il Castelnuovo ed è molto attivo Sbarbati, bravo ad andare uno contro uno verso la porta e servire Di Ruocco, ma la conclusione di quest'ultimo lambisce la traversa. Al 19° il pareggio dell'Agnolese, azione viziata da un fallo di mani di Immo non ravvisata dal direttore di gara, poi la sfera termina sui piedi di un giocatore granata che colpisce il palo e Casimiri, nell'intenzione di spazzare, deposita il pallone nella propria rete. Ma il pareggio dura solo 60 secondi, De Giglio dalla destra entra in area di rigore e viene atterrato, questa volta nessun dubbio per Silvestri che indica il dischetto dagli 11 metri e perfetta l'esecuzione di Massimo Loviso, che spiazza Landi e mette a segno la sua terza rete in stagione. Alla mezz'ora disattenzione della retroguardia di casa, sanguinoso retropassaggio di San Severino che mette Imo davanti a Natali, ma incredibilmente l'attaccante molisano mette la sfera fuori. Ma in pieno recupero al 47° che l'Agnonese ha la ghiotta occasione per pareggiare, da azione d'angolo si accende una mischia in area di rigore sbrogliata sulla linea da un salvataggio provvidenziale di Loviso. Al triplice fischio finale, dopo 6 minuti di recupero, gioia in casa Castelnuovo, che si gode il terzo successo in 4 gare ed il secondo posto solitario dietro alle grandi del campionato. L'Agnonese è alla quarta sconfitta in altrettante gare, in attesa dei rinforzi annunciati dalla nuova proprietà. È tutto per questa edizione del TG6 che si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.